Bentrovati di nuovo ragazzi, bentrovati a tutti voi, io sono Manuel, questo è il bar del calcio, prego accomodatevi, venite qui al bancone vicino, facciamo gruppo, prendete quello che volete, che gradite, ma la cosa più importante è avervi virtualmente all'interno del nostro bar. Allora, chiaramente in descrizione trovate tutte le informazioni ragazzi, riguardanti appunto questo progetto. Allora, voglio parlare con voi di una situazione. Ci avete fatto, se io vi dicessi, c'è un allenatore che negli ultimi 2 anni, pure 3, è regolarmente messo sulla graticola dal suo club. Se vi dico questo, chi è secondo voi? Ve lo dico io. Stefano Pioli, colui che 2 anni fa ha vinto uno scudetto con il Milan. Pioli, andando a rivedere tutta la sua storia con il Milan, regolarmente, periodicamente, sembra una cosa stagionale, come male, male stagionale, viene messo, tac, sulla graticola. E mi sono chiesto, perché? Perché questo? Eppure il Milan tendenzialmente non è una squadra che ha un rendimento altalenante. Ora, per carità, mi viene in mente il gennaio 2023 che per il Milan è stato drammatico e lì ha bruciato la corsa allo scudetto e sono d'accordo. Però tendenzialmente il Milan c'è. Cioè, ragazzi, il Milan tra i primi quattro ci sta sempre. E allora mi sono fatto una riflessione, no? Tra me e me. E chiaramente voglio sapere anche voi cosa ne pensate. Così da ignorante, per me il problema sta all'interno della società Milan stessa. Sapete perché? Perché non c'è sta nessuno che capisce di calcio. Ma non è un'offesa mia, eh? Non c'è gente che ha fatto calcio, che ha vissuto calcio, che ha respirato calcio. Quando parlo di calcio parlo di campo, perché quello è il vero calcio. Ce n'era uno. C'avevi Maldini. C'avevi un signore come Maldini che hai deciso di mandare via. E allora la domanda che mi faccio da osservatore esterno, ma chi è la società Milan per criticare Pioli se alla fine del calcio capisce poco o niente? Sono tutti per lo più tecnici i membri della società Milan, no? Gente tecnica a livello economico, magari poi in altri campi non si discutono, sono top, non voglio dire neanche nulla in merito a questo. Però, e qua vado al dunque, ma chi è la società Milan per critica Pioli? Tu critichi quando hai argomenti e competenze di calcio, ma se non ce l'hai, chiaramente, e vado al dunque del discorso, alla società interessano i risultati. Questo è, alla società interessano i risultati. Ora un Milan che in Champions rischia di star fuori da tutto, rischia di pagare i Pioli per tutti. E io continuo a dire che non è giusta sta cosa. Onestamente continuo ad essere convinto del fatto che questa cosa non è giusta. Per me dobbiamo proprio fare tutti uno step, prendo il Milan come esempio ovviamente, uno step di una crescita superiore tutti quanti. Se giudica solo per i risultati, alla fine solo quelli contano? O conta nel complesso tutto quello che magari riesce un tecnico e il suo staff a costruire? Ad esempio, lanciare giovani, e Pioli li ha lanciati, li ha anche scoperti dei giovani, ad esempio.
dare un calcio di qualità. E insomma, mi sembra che il Milan offre un calcio di qualità. Per esempio, se andiamo a vedere il calcio offerto dal Milan De Pioli paragonato al, fatico pure a dirlo, al calcio offerto dalla Juventus e da Allegri, non c'è paragone. Stiamo a parlare della cioccolata e dei puntini, puntini, puntini. Però Allegri è secondo, sta portando i risultati a casa. Il Milan per me li sta portando uguale, li sta portando uguale. Una squadra che ha giocato una semifinale di Champions l'anno scorso. C'è qualcosa, cioè, io capisco che ogni stagione deve avere una storia a sé ed è giusto. Io vi ricordo sempre le parole che sono sacre per me, sono diventate Bibbia perché mi sono rimaste tatuate nella testa. Allegri disse una volta in una conferenza stampa: la forza di una grande squadra, ve l'ho già detto in qualche video qualche settimana fa, è quella di ogni stagione di resettare, di non avere memoria del passato. La forza di una grande squadra è non pensare alla partita appena finita, ma concentrarsi immediatamente in quella che deve subito venire. Per me, se mentalmente una squadra entra in questo loop, assume una mentalità vincente, matematico. Ok? Ora quindi, tornando, vi stavo dicendo, l'anno scorso si è giocato una semifinale dei Champions, hanno battuto il Napoli che era una corazzata l'anno scorso, in piena fiducia, hanno proprio vinto da grande squadra, bella arcigna rocciosa. Quest'anno il Milan è in linea, secondo me, con quelle che erano le aspettative, anche perché stiamo a un terzo di campionato, non è che stiamo a fine stagione, eh. L'unica cosa che può fare un pochino storcere il naso è appunto il girone dei Champions, ragazzi, però pure un po' di obiettività, non è che tu passi il turno perché ti chiami Milan, raga, il girone del Milan è terribile. Quando l'estate scorsa abbiamo seguito insieme i sorteggi e abbiamo visto cosa stava maturando nel girone del Milan, abbiamo tutti detto: no, non è possibile, questo è un girone clamoroso, è un girone di ferro. E quindi società doveva pure, società Milan, magari mettere in preventivo, calcolando la grande qualità di quel girone, un Milan anche quarto nel girone stesso. E invece magari questo quarto posto al girone, c'è il rischio, secondo me, opinione personale, che possa diventare l'alibi giusto per fare fuori Pioli. Un Pioli che invece, esternamente parlando, secondo me sta facendo un lavoro ottimo, ottimo, soprattutto considerando, e qui concludo, che tutte le squadre hanno alti e bassi nell'arco della stagione. Tutte le squadre ce l'hanno, tutte, tutte, nessuna esclusa. E quindi è giusto che il Milan, società, veda solo i risultati, non avendo competenze calcistiche. Fatemi un po' sapere cosa ne pensate, ma lo chiedo soprattutto ai miei amici del Milan, se magari sono d'accordo con questa mia idea. Ma quello che ho detto per Pioli e per il Milan vale per tutte le squadre, eh? Vale per tutte, perché il vero problema, ragazzi miei, è culturale. Il vero problema nel dare giudizi nel mondo del calcio, soprattutto in Italia, è culturale. Ecco la verità. Ciao.